Piano regionale di sviluppo 2021-2025, via libera a maggioranza dal Consiglio regionale, l'Aula approva anche il DEF 2024. Premio Stelle dello Spettacolo, quarta edizione a Castelnuovo per Ardenga e riconoscimento alla carriera assegnato a Maurizio Micheli e Beppe Dati. Il Piano regionale di sviluppo e il DEF. Il Piano regionale di sviluppo 2021-2025 è stato approvato dal Consiglio regionale con 23 voti a favore, PD e Italia Viva e 15 contrari, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Toscana Domani. Il Piano regionale di sviluppo possiamo dire innanzitutto che è il Piano regionale di sviluppo della Toscana diffusa, perché viene codificato il concetto della Toscana diffusa intesa come somma delle aree interne da un punto di vista normativo e delle aree montane, ma contemporaneamente con tutte le gradazioni che queste hanno. E questa codificazione servirà per impostare progetti, acquisire finanziamenti a questi progetti, creare associazioni fra comuni. Secondo luogo, infrastrutture, modernizzazione e innovazione. E devo dire che è proprio bello che venga approvato il piano regionale di sviluppo nel giorno in cui una storica infrastruttura fondamentale, non solo per la Toscana ma anche per l'Italia, va alla concreta operatività. Stamani avere la fresa che dal nome Iris penetra nel terreno di Firenze per il tunnel di 7 km che ci darà il passante di alta velocità, in qualche modo il simbolo di un lavoro che stiamo facendo, non solo sulle grandi opere come l'autostrada e la terza corsia, ma anche su quello che è il contesto delle strade regionali con un grande impegno della Regione. Un piano regionale di sviluppo in cui si mette la parola chiara sulla costituzione di Toscana Strade, ovvero su quella società di gestione che sarà dedita con professionalità, competenze, al potenziamento della FIPILI attraverso la creazione di corsie d'emergenza e di, dove possibile, la terza corsia. E sarà il piano regionale di sviluppo che avvalora una serie di servizi come gli asili nido gratis, che perseguiremo, il reddito di cittadinanza per le donne vittime di violenza, il bonus cultura, il sostegno alle politiche verso i fragili e le disabilità, così come verso i giovani, anche nella loro pratica sportiva. Questo è uno strumento che, insieme al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ci dà la speranza che la Toscana possa crescere. Noi non vogliamo che la Toscana sia solo una terra in cui si viva di rendita, ma una terra che permetta alle imprese, quelle più giovani, di poter crescere e competere nei mercati internazionali, a quelle più solide di costruire nuovo lavoro e nuova occupazione. Che questo lavoro sia un lavoro, come ho detto prima, sicuro, un lavoro degno, un lavoro che richiede anche, e questo è una norma nazionale, speriamo possa essere presto sostenuta anche da questo governo, di avere un salario minimo garantito. E infine la sanità. È evidente che senza maggiori trasferimenti da parte dello Stato si rischia di non poter offrire ai cittadini quello che i cittadini vogliono, una sanità di prossimità, una sanità più veloce. Quando ci sono delle emergenze, la Toscana evidentemente è la regione migliore d'Italia o una delle migliori d'Italia. Sulle chirurgie siamo tra i più avanti. Poi ci sono le questioni che toccano la vita di ciascuno di noi, le liste d'attesa, gli accessi al pronto soccorso, e qui diciamo che vogliamo investire molto nella sanità territoriale, proprio per fare in modo che le liste d'attesa possano essere velocemente ridotte e gli accessi al pronto soccorso possano diminuire. In fase di dichiarazione di voto, Irene Galletti del Movimento 5 Stelle ha annunciato la contrarietà del suo gruppo. La prima cosa da rilevare sul PRS è che si tratta di un documento fondamentale per una regione e proprio come tale dovrebbe arrivare a inizio della legislatura. È il panorama politico all'interno del quale un'amministrazione dice di muoversi e promette di muoversi per il raggiungimento di obiettivi e risultati. Il fatto di ritrovarla a metà mandato fa capire ciò che noi sosteniamo da tempo sul presidente Gianni e sulla sua giunta, cioè che si naviga a vista.
che le iniziative dal punto di vista delle delibere ma anche delle leggi e degli stanziamenti di bilancio sono fatti sulla contingenza del momento, sull'emergenza, quindi nessuna pianificazione, nessun progetto di più ampio respiro, e addirittura siamo al paradosso che quella che dovrebbe essere un atto di modifica del PRS, cioè il DEF, o quello che perlomeno lo dovrebbe declinare o modificare, si ritrova a essere discusso nella stessa seduta di aula. E la cosa ancora più grave è che all'interno di questi documenti troviamo, con l'esclusione degli indicatori che per la prima volta appaiono in questi documenti e che da molto tempo chiediamo, l'unica differenza, dicevo, è soltanto nel fatto che vengono spostati al futuro il raggiungimento di obiettivi di cui noi sentiamo parlare dal 2015 e che tutte le responsabilità della mancata attuazione di tutto ciò che riguarda la coesione sociale, la Toscana diffusa, una sanità che sia davvero sul territorio, una lotta alla povertà, alle diseguaglianze, tutti questi obiettivi che dovevano già essere raggiunti a fine del 2020, sono stati spostati nel futuro appunto, con degli indicatori che secondo noi sono estremamente generosi dal punto di vista, diciamo, della capacità che dovrebbe avere invece la Regione Toscana, e per il resto sono sempre gli stessi progetti triti e ritriti che fondamentalmente vengono, diciamo, riproposti con delle piccole varianti, che è quello che ci chiede l'Unione Europea, e con la speranza che il PNRR, il nuovo settennato europeo, riesca a dare soccorso. Ma soprattutto c'è un altro passaggio che dovrebbe lasciare tutti con l'amaro in bocca, che le colpe, le responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi di questa maggioranza, che è la stessa dal 1970, viene data interamente nell'analisi iniziale alle contingenze della pandemia, della guerra che si sta combattendo in Ucraina e di quelli che sono gli strascichi della crisi del 2008. Nessuna responsabilità, nessuna autocritica per quanto riguarda quello che è stato l'impoverimento della Regione Toscana, della qualità della vita dei toscani, che è stata causa anche di una cattiva gestione, di una cattiva amministrazione di tutti coloro che l'hanno gestita fino ad ora, in particolare di chi l'ha gestita negli ultimi 15 anni. Gianni sicuramente ha portato a un peggioramento con il suo modo di gestire. Questo lo dice anche la Corte dei Conti, che ha più volte anche ripreso la Giunta, la sua azione, anche per come gestiscono le partecipate, come amministrano i soldi, che sono i soldi che vengono dalle nostre tasche e sono gestiti sempre peggio. Francesco Torselli, di Fratelli d'Italia, anche lui annunciando il voto contrario, ha parlato di un dibattito che andava fatto nel 2021 e non oggi. Il piano regionale di sviluppo 2021-2025 lo discutiamo a luglio del 2023. Questo è il grande problema della legislatura Giani, che le scadenze sono solo lì per far figura, perché non se ne rispetta una. E questo è un piano regionale di sviluppo, cioè il programma di sviluppo della Toscana Giani lo porta in aula 2 anni e mezzo dopo essersi insediato come governatore. Questo, diciamo, un pochino di ritardo, quei 32 mesi di ritardo un pochino pesano. Ieri il presidente Giani ha parlato di godimento nel veder partire la talpa dell'alta velocità a Firenze. La talpa doveva partire 17 anni fa, ok? Quindi questi sono i ritmi delle costruzioni delle infrastrutture in Toscana. E allora, se noi non mettiamo mano alle infrastrutture, oggi forse siamo attrattivi, ma tra 20 anni non lo saremo più per nessuno. E noi dobbiamo pensare a quello che succederà tra 20 anni, non a quello che succede oggi. Quindi primo tema. E il secondo, spero sia una Toscana un po' più unita, nel senso connessa. Ne abbiamo parlato in aula, io mi auguro che a settembre parta questa sfida. Oggi ci sono più di 40 comuni in Toscana, 40 comuni in Toscana in cui non esiste il segnale cellulare, in cui non esiste una copertura internet. E questo non significa che i bambini di quei comuni non possono giocare ai videogiochi sull'iPad. Questo significa che una giovane coppia che deve scegliere dove comprare casa, tra scegliere di comprarla in un comune A, dove c'è un segnale cellulare, o scegliere di comprare in un comune B, dove questo segnale non c'è, sapendo e avendo imparato sulla nostra pelle che sempre più spesso si potrà ricorrere allo smart working, al lavoro da casa, alla videoconferenza, non la compra la casa dove non c'è un segnale di copertura internet. Un'azienda che deve aprire un nuovo capannone non lo fa in un comune dove non c'è la fibra, perché è fuori dal mondo, perché parte già non competitiva prima ancora di aprire. E avere 40 comuni e una porzione enorme di territorio, soprattutto nel nord-ovest della regione, ancora non coperta dalle infrastrutture digitali, è un gap che la Toscana paga in maniera enorme nei confronti delle altre grandi regioni del nord, e che ti avvicina purtroppo alle regioni del sud Italia anziché competere con quelle del nord.
Questa è la posizione di Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani, Elena Meini della Lega e Stefano Scaramelli di Italia Viva. È un giudizio negativo, ma un giudizio negativo però con alcune distinzioni. Anzitutto credo che non sia ammissibile discutere di un documento che è atteso ormai da 2 anni e mezzo in totale assenza della Giunta regionale. Noi parliamo del documento principe che dovrebbe caratterizzare l'azione amministrativa, a maggior ragione in un momento in cui la Toscana in una fase di post pandemia dovrebbe vivere con, diciamo, slancio anche quelle che sono le sfide del futuro, in particolare le sfide generazionali. Ecco, è inaccettabile per noi che un presidente di regione parli tra le 10 e le 11 di sera senza di fatto rispondere nel merito a nessuna delle censure, seppure puntuali, che sono state fatte dalla Corte dei Conti, ma anche rispetto a dei temi che sono cruciali. Noi viviamo un momento difficile, un momento in cui l'inflazione morde, in cui ci sono difficoltà per le famiglie, in cui ancora non sappiamo bene il destino di alcune realtà economiche partecipate dalla Regione Toscana. Ecco, in questo contesto sentir parlare di una Toscana che viene definita del fare, quasi in una sorta di modo quasi di snobbare il Consiglio regionale, che legittimamente, diciamo, cerca anche di riportare un po' l'attività della Giunta nell'ambito di un puntuale riferimento non solo alla programmazione ma soprattutto a ciò che diciamo dovrà essere fatto appunto per risolvere alcune vicende critiche. Ecco, io credo che questo, diciamo, denoti un atteggiamento che in qualche modo non può essere accettato. Un atto che doveva arrivare nei primi 6 mesi di legislatura. Il ritardo ci poteva far pensare che all'interno vi fossero tanti punti strategici per i toscani, purtroppo così non è. Siamo stati costretti alla presentazione di più di 100 emendamenti che spaziano principalmente dal tema della sanità, su cui leggiamo all'incirca una 50ina di righe, una pagina soltanto per quanto riguarda un tema che occupa l'80% del bilancio della Regione Toscana. Parliamo di ambiente, perché noi, lo ripetiamo, siamo favorevoli a termovalorizzatori, siamo favorevoli all'aiuto di tutti quei distretti produttivi e industriali che stanno in Toscana, che oggi hanno dei grossi problemi per il smaltimento dei rifiuti. Siamo favorevoli a un metodo e un approccio diverso per quanto riguarda le infrastrutture. Abbiamo chiaramente anche oggi detto no al pedaggio della Fipilì con un emendamento che è stato bocciato dal Partito Democratico. Abbiamo detto che non siamo favorevoli a Toscana Strade. Abbiamo presentato un progetto a cui tenevo e tenevamo particolarmente, che è quello che ha accordato il sindaco di Livorno, il sindaco di Pisa e il sindaco di Lucca sull'area metropolitana costiera. Ci è stato risposto che le infrastrutture non stanno all'interno del piano regionale di sviluppo. Ecco, io mi chiedo che cosa, se non le infrastrutture, la strategicità, la programmazione, possa stare all'interno di un piano regionale di sviluppo. Un sostegno forte di Italia Viva a un documento di programmazione regionale più importante, una nostra battaglia vinta, quella di fare in modo che nelle aree rurali possano arrivare gran parte dei prossimi finanziamenti comunitari, ripartire in maniera equa in tutta la Toscana le risorse comunitarie, che sono quelle che poi determineranno linee di sviluppo, per noi è un elemento importante, un piano regionale di sviluppo che investe sulle infrastrutture, che conferma la centralità dell'aeroporto di Firenze, interventi importanti sulla Tirrenica, sulle arterie di miglioramento infrastrutturale, un piano regionale di sviluppo che punta sul lavoro, punta sull'economia diffusa, che fa delle aree interne anche un elemento importante di novità assoluta dentro il quadro della programmazione, e soprattutto i nostri emendamenti che sono stati approvati ne fanno parte in maniera integrante, da ripartizione equa delle risorse comunitarie rispetto a quelle del PNRR, ma allo stesso modo la possibilità di fare finanziare interventi per esempio per la sanità privata affiancando quella pubblica con interventi di miglioramento degli elementi informatici e non solo tecnologici delle strutture, e miglioramenti rispetto alla proposta, ai servizi e alle esigenze che i cittadini chiedono rispetto ai servizi sanitari e sociali. Favorevole il voto del PD, il cui capogruppo Vincenzo Ceccarelli ha parlato di un piano che non contiene dei sogni ma una strategia, che definisce priorità e rafforza un metodo, quello della programmazione, per raggiungere importanti obiettivi. Una Toscana più moderna, più coesa, che vede migliorare infrastrutture e collegamenti e che punta a superare criticità provocate dalla pandemia e dalla guerra in atto. Ecco, io credo che con questo piano di sviluppo noi parliamo a tutta la Toscana
sia quella metropolitana sia quella più diffusa, come ama sempre dire il Presidente, aiuterà la realizzazione delle infrastrutture, aiuterà sicuramente ad avere maggiori collegamenti e maggiori rapporti complessivamente fra tutti i territori. E poi noi abbiamo anche puntato con i nostri emendamenti su alcuni aspetti specifici, come quelli della sanità territoriale, che deve essere e sarà rafforzata, come quelli del sostegno all'impresa culturale, che sono importantissimi per quanto riguarda una regione come la Toscana e che si legano anche ad un turismo che ha visto un importante incremento in questo ultimo anno e nell'anno scorso, e in questo modo è andato anche, come dire, a recuperare in maniera importante il nostro PIL. Prima della votazione finale sono stati discussi e votati molti emendamenti, di cui alcuni approvati. Sono stati approvati 25 emendamenti della Lega che toccano i temi principali del PRS, dalla sanità all'inclusione e coesione sociale fino alla digitalizzazione e alla mobilità sostenibile. Approvati anche 18 emendamenti di Fratelli d'Italia, che ha puntato a inserire in ogni provvedimento una valutazione di impatto generazionale sui giovani. Voto positivo anche su 3 emendamenti del Movimento 5 Stelle, uno che punta alla rimozione della barriera di Vada e al ripristino della funzionalità senza pedaggio nel tratto finale della 12, e su 2 emendamenti di Forza Italia. Il gruppo del Partito Democratico ha presentato a sua volta 11 emendamenti approvati dall'Aula. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza anche il documento di economia e finanza regionale 2024, il cosiddetto DEFR. Hanno votato a favore 23 consiglieri, PD e Italia Viva, mentre hanno espresso voto contrario 14 consiglieri, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Toscana Domani. Il premio Stelle dello Spettacolo. Si terrà sabato 5 agosto nel borgo medievale di San Gusmè, nel comune di Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena, la serata di gala della quarta edizione del premio Stelle dello Spettacolo, che vedrà tra i premiati alcuni tra gli artisti più brillanti del teatro musicale italiano. È un premio che vuole premiare i talenti, dove il talento non è un qualcosa, sì, è innato, ma che poi deve essere coltivato, che richiede lo studio, l'impegno, e quindi con questo premio sì, artisti che vengono premiati, ma si offre anche la possibilità di stage, grazie al lavoro del direttore artistico Marco Predieri, un confronto per giovani artisti che possono confrontarsi con nomi importanti del cinema, del teatro, per crescere, per diventare anche loro nel loro futuro importanti artisti. È il primo premio che unisce le caratteristiche di un vino alle caratteristiche di un artista, cioè la bottiglia di vino che quest'anno viene offerta dall'azienda San Felice è donata all'artista sulla base delle sue qualità, della sua carriera, della sua personalità. Quindi generalmente siamo abituati a accostare il vino al piatto, no? In realtà adesso lo accostiamo a un artista che comunque è un qualcosa che noi con l'anima mangiamo, no? In qualche modo. E quindi proprio per questo, diciamo, questo premio sta avendo anche molto risalto negli ambienti enologici italiani. Tra i premiati di quest'anno ci sono Benedicta Boccoli, Dora Romano, Daniela Airoldi, Cinzia Berni, la giovane cantante Sindrome e la Compagnia delle Formiche. L'attore Maurizio Micheli e il compositore Beppe Dati riceveranno il premio alla carriera. La serata, come detto in programma il 5 agosto, sarà presentata da Marco Predieri e Raffaele Totaro con la giovane Elettra Tercon. Ogni anno questa manifestazione richiama pubblico veramente da tutto il territorio, non solo dalla Toscana, anche oltre. Questo ci fa molto piacere perché vuol dire valorizzare le nostre eccellenze, no? Molti arrivano prima proprio per fare un giro nelle cantine. Abbiamo detto quest'anno abbiamo partner San Felice, ma sono molte le realtà del Chianti che beneficiano di questo evento. Gli artisti stessi saranno già sul territorio dal 4, girando per cantine, insomma, per il nostro bellissimo Chianti.
Questa manifestazione, ci tengo a dirlo, è nata nel 2020, in piena pandemia. È stata forse l'unica manifestazione di rilievo nazionale pensata e andata in scena in un momento difficilissimo per i lavoratori dello spettacolo dal vivo, che cerchiamo di valorizzare, ma anche per il mondo del turismo e del turismo di qualità. Questo è il nostro intento, credo che grazie anche alla Regione Toscana, al suo apporto, riusciamo così a valorizzare un pezzo della nostra terra e un lavoro artigianale che ancora è quello dello spettacolo, in particolare dello spettacolo dal vivo.